Ci riempiamo la casa di spazzatura, convinti di aver fatto l'affare, perché l'abbiamo pagata poco. E non solo non sappiamo che cosa farcene, ma non sappiamo nulla di quei prodotti. Da dove arrivano, come sono stati realizzati, con quali materiali. Tutto quello che sto per dirvi è falso, però è gratis. Lunedì 7 aprile il Teatro Puccini apre il suo palcoscenico al primo spettacolo toscano di teatro civile per la lotta alla contraffazione. Dopo il debutto al Teatro Goldoni di Venezia, l'attrice Tiziana Di Masi porta a Firenze la sua indagine a 360 gradi sul business della contraffazione, su tutto quello che ruota intorno alle merci false. Il cromo esavalente è una sostanza tossico-nociva che non esiste in natura. Si forma se la pelle viene conciata male o con prodotti chimici di bassa qualità. Potenzialmente è cancerogena. Se sta a contatto con la pelle, provoca dermatiti croniche. Si trova molto spesso nelle scarpe che arrivano dalla Cina. Pensate a quante volte d'estate indossiamo le scarpe senza calzini. Abbiamo pensato di portarla a Firenze, è la prima e l'unica uscita che ci sarà qua in Toscana. Per fare che cosa? Per fare quello che ormai la Camera di Commercio e anni porta avanti con l'Osservatorio per la contraffazione. Lo spettacolo sarà replicato solo ed esclusivamente per le scolaresche, perché dal nostro punto di vista è fin dal elementare cominciare a abituare i nostri bambini, i nostri ragazzi a scegliere e a capire il danno che procura il falso dall'autentico. Uno spettacolo inchiesta a ingresso gratuito che sia accessibile a tutti, perché i danni del mercato del falso vanno oltre ciò che è visibile. I 7 miliardi di fatturato all'anno producono circa 110.000 unità di lavoro sommerse e sottraggono oltre 1,5 miliardi allo Stato. Ma accanto ai danni economici, l'attrice smaschera i danni sociali della contraffazione che molti, purtroppo, ignorano ancora. Allo Smanoro non ho visto l'Italia, ho visto la fame, il terzo mondo. Il finto lusso affidato alle mani dei disperati. 188 microimprese nello stesso magazzino, suddivise in tante cellule come in un favo. La Perigina però sta fuori, lontana, ha conti in Svizzera e società controllate ovunque. Qui dentro ci sono gli schiavi. Questa guerra la vinceremo tutti insieme quando noi per primi avremo la consapevolezza che comprando i falsi ci facciamo del male da soli.